porte si aprono a questa giornata di pesca. Davide, ma come siamo attrezzati bene, eh? Carrellino, carrellino, carino, eh? Azzeriamo i consumi che abbiamo effettuato nella battuta di pesca precedente. Avviamo. Davide, abbiamo avviato anche i consumi che oggi effettueremo per questa battuta di pesca. Faremo all'incirca 10 miglia per andare sul nostro spot di pesca. Va bene, un saluto a tutti, ci vediamo sullo spot. Ciao, ciao. Siamo arrivati sullo spot di pesca. A questo punto caliamo il motor guide, il motore elettrico, e iniziamo a girarci un po' questo spot, un po' tutto intorno, e vediamo un po' che pescetti ci girano oggi. Pesce in canna, Davide, pesce in canna. Davide, prendi il guadino, dai. Pesce della mattinata, proprio primo innesto, primo pesce, promette bene ragazzi. Davide, altro pesce in canna, Davide Ciò, per l'estate che dà, secondo me è un 18. Vieni da me. Davide, sale facile? Sì, sicuramente un pesce che andrà per fuori. Una musdea. Ah, è una musdea. No, Davide, è una musdea. È una musdea. Ha preso il pesce che volevo prendere io. Va bene, ci rifaremo. Davide, come l'hai catturato? Fammi capire questo pesce. Allora, ho messo un incigo al posto del piombo. Invece di mettere il classico piombo a pera di 50 grammi, ci ho messo questo incigo, che è innescato con la sarda. Ah, ho capito. Con concino di sarda, e lei ha mangiato sul incigo. Bello, vero? Bello. Mettiamo nella vasca del vivo? Sì. La teniamo fresca qui, dai, insieme agli altri pesci. Uno sciarrano! E che bei colori che ha, Davide, eh? Sì. Quanto è bello! Bello rosso. Rosso, rosso, rosso. Bello veramente. Bello sciarano. Ma noi puntiamo a una preda un poco più importante. Ci hanno un po' di riso giusto in pausa pranzo. E Davide, che hai preso? Un'altra musdea, non è quella di prima, eh! Bel pesce, fallo vedere un poco più vicino, Davide.
Bella, 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 bella. Allora, allora, allora. Questa qui. Che bella piega che ha questa canna. Ah, che bella musea. Bellissima. Ha sbagliato di poco, una perchetta. Uno sciarrano. Pasturiamo sul fondo. Teniamo delle sarde, le ho già preparate, le ho tagliate tutte quante. Le mettiamo nel pasturatore, caliamo il pasturatore sul fondo, lo apriamo, lo sganciamo, vediamo se possiamo attrarre qualche scorfano. Vieni a vedere qui. Vieni. Ah, vedi? Sarde, un po' di calamaro a pezzetti. Alla fine sono tutte teste di sarde, vedi? Eccolo qua. Bene. Ora ci aggancio la sagola, Davide, e cavo sul fondo, dai. Funziona Vincicu! Bello! Veramente ho messo un bello scopo! Sei soddisfatto? Molto! Bravo Davide, bravo! Complimenti Davide! Pesce in canna Davide, pesce in canna! Sei ben dettato Davide? Sì! Scorpano rosso! Davide, allora, la battuta di pesca Volentino è andata bene. È andata benissimo. Sì. Abbiamo fatto anche delle prove con dei terminali, con sì, diciamo, sia con dei braccioli, terminali braccioli, con l'incico sotto, abbiamo cambiato anche lo spessore dei fili, abbiamo fatto diverse prove. Diverse prove e abbiamo avuto delle risposte da queste prove, ovviamente. Sì. È stata un'altra bella giornata passata insieme a te. Penso che anche la stessa cosa per te. Certo. Certo. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!